Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 19 a seconda parte della trasmissione. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene. Allora, tanto per concludere il discorso della prima parte della trasmissione, è inutile che chiediate da parte mia un atteggiamento di un certo tipo quando non siete in grado di chiederlo agli altri. Voi vi state dimenticando che io rappresento qui milioni di persone che sono state ammazzate come fossero bestiame. E il vizio di ammazzare la gente, come avete sentito da un paio di telefonate, è ancora in corso. Ciò che impedisce di ammazzare la gente è soltanto la legge sociale, la legge civile. Pertanto dovete chiederle a loro, cioè dovete chiederle ai cattolici il rispetto per il diverso e un atteggiamento diverso, non a me. Per quanto riguarda poi Carlo che aveva telefonato, Carlo è un ascoltatore abituale di questa radio. Ha ascoltato decine e decine di trasmissioni, io non so se abbia ascoltato o non abbia ascoltato la mia trasmissione, ma non è, è irrilevante. Avendo ascoltato decine e decine di trasmissioni, trovo assolutamente offensivo quello che lui ha fatto nei miei confronti, nel senso che lui non può venire a me a porre un quesito di quel tipo, di quel genere, dopo che io da 3 anni e mezzo sto spiegando che cos'è il paganesimo, che cosa sono gli dèi e che cos'è la concezione pagana della vita. E il fatto che lui sia un cristiano e voglia necessariamente inserirmi all'interno delle categorie che lui concepisce, questo è il massimo delle offese che può fare. È chiaro questo, perché è una cosa assolutamente vergognosa, per cui lui non si deve assolutamente permettere, né lui né altri, di inserire chi ha un credo e chi ha una fede in una categoria diversa da quelle che loro stessi professano. Il fatto che lui concepisca solo questo all'interno del paganesimo è una questione di carenze sue. Io ho fatto 3 anni e mezzo di trasmissioni e l'ho spiegato. Se lui è stato ad ascoltare o non ha ascoltato, questo è un problema che non mi riguarda. Poi dal punto di vista personale ci sono anche alcune cosette che non quadrano col signor Carlo. Ma questa è una cosa che appartiene a me. In ogni caso, quello che io sto dicendo è quello che è. Le categorie di altre, cioè la menzogna cristiana, il fatto di andare in giro a dire che gli dèi erano dei demoni, che erano dei puttanieri, questo sputtanamento che c'è sempre stato storicamente da parte dei cristiani, dell'intero paganesimo, fino a sgozzare, tagliare teste, ammazzare, torturare, beh, questo è inutile che me lo presenti a me. Se me lo presenti a me non fai altro che sviluppare la mia ripugnanza e il mio disprezzo nei tuoi confronti. E qui non è una questione di pacatezza o non pacatezza. La pacatezza è data a chiederlo a Wojtyla mentre sta stuprando bambini. Cioè voi questo che dovete mettervi davanti. La pacatezza la dovete chiedere a chi sta distruggendo, massacrando, torturando l'intero tessuto sociale, a chi sta costringendo le donne a non abortire per costruire miseria. A loro dovete andare a chiedere il rispetto civile o la pacatezza, non al sottoscritto. È offensivo che facciate una cosa del genere. Dopodiché naturalmente ognuno può avere le proprie idee, le proprie posizioni, e questo è un problema che ogni persona ha. Bene, seconda parte della trasmissione, ricordandovi il modello 740, firmate per lo Stato. Non firmate per nessuna religione, nessuna chiesa. Quando l'8 per 1000 verrà dato ai pagani, staremo a vedere se un giorno mai verrà dato. Abbiamo ben altro da chiedere che non l'8 per 1000. Bene, trasmissione serale di oggi. Cosa parliamo? Riprendiamo in mano il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Per chi ha seguito tutte le trasmissioni precedenti, vi ricordo che il Tommaso Didimo è un Vangelo che è stato trovato sotto il deserto del Sahara, Nag Hammadi. Quel Vangelo è stato depennato, cancellato, distrutto, annientato. E solo il deserto ce l'ha conservato. Quel Vangelo sono scritti alcuni principi, principi che appartenevano alle regioni misteriche e che sono stati letteralmente rubati da 4 delinquenti da strada, 4 banditi, 4 sciacalli di nome Marco, Luca, Giovanni e Matteo. Questi sciacalli hanno saccheggiato quelle che erano le regioni misteriche e hanno usato quei principi a loro uso e consumo, cioè hanno usato quei principi
con un fine preciso, cioè la distruzione degli esseri umani, la costrizione dell'essere umano in ginocchio. Il deserto ha restituito questo Vangelo e io l'ho analizzato avvicinandolo ad alcune cose che sono similari, sono uguali nei Vangeli ufficiali, in realtà non sono uguali, ma portano nella direzione opposta. E la direzione dei Vangeli ufficiali è la sottomissione, mentre invece la direzione nei Vangeli di Tommaso è un cammino, comunque un cammino di ricerca di libertà, un cammino attraverso il quale costruire se stessi. Pertanto l'avvicinamento dei due usi di pezzi che sembrano uguali ci fa capire come questi quattro banditi da strada hanno derubato cose che non appartengono a loro e cose che non riuscivano nemmeno a capire, perché il loro desiderio di saccheggiare, di distruggere, di mettere in ginocchio chi non si poteva difendere era talmente forte, talmente radicato da impedirgli di comprendere il significato di quello che andavano leggendo, se mai hanno letto. Bene, siamo arrivati al paragrafo 56, no? Paragrafo 56, Gesù disse: colui che non odierà suo padre e sua madre non potrà diventare mio discepolo. Colui che non odierà i suoi fratelli e sue sorelle e non porterà la sua croce con me non sarà degno di me. Ce la troviamo anche nei Vangeli ufficiali sta roba. Colui che non si emanciperà, abbiamo sentito anche oggi, no? Quelli, i bambini che non diventano mai adulti, che non si emanciperà da chi ha generato, non può diventare il suo discepolo. Chiunque non troncherà ogni legame di dipendenza, questo non vuol dire che non si può frequentare padre e madre, è la dipendenza che dà la frequentazione del padre e della madre, che sono due cose diverse. Dipendenza non può essere nelle condizioni di sviluppare il proprio potere di essere. L'uso del termine odio è fatto per indicare non solo l'acquisizione di autonomia del figlio dai genitori, ma una volontà e determinazione soggettiva attraverso la quale farlo. Chi percorre una via della conoscenza e della consapevolezza deve sempre essere indipendente da ogni legame che non ha scelto. Chi è chiuso in legami, ricordate, Eros è colui che scioglie i legami, non solo colui che spezza le membra nella teogonia, Chi è chiuso in legami che è stato costretto a subire e che ne condizionano le scelte non sarà mai in grado di percorrere una via alla conoscenza e alla consapevolezza, in quanto le scelte che effettuerà lungo quella via saranno condizionate dai legami che gli sono stati imposti. Troncare i legami imposti è il primo momento attraverso il quale aprire la porta per seguire una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Non è detto che i legami debbano essere troncati in maniera violenta. Può essere che alcuni tipi di legame non siano tali da condizionare il divenire dell'individuo. In ogni caso, ogni forma di dipendenza deve essere troncata. Vedi a questo proposito il crogiolo del male. Essere degno di me significa saper usare quanto ti dico per costruire te stesso. Chi ha legami e dipendenze non può costruire se stesso se non soddisfacendo i desideri del legame o della dipendenza imposta. Non può usare a piacimento quanto incontra, perché è condizionato da dipendenze dalle quali non è stato in grado di affrancarsi. Nel potere di essere sono i genitori al servizio del figlio. Al servizio del figlio, non sono i figli al servizio dei genitori. Nel potere di essere i genitori costruiscono loro stessi e la descrizione della loro costruzione è la base dalla quale il figlio spicca il volo nell'infinito. Il fine del lavoro dei genitori nel potere di essere è quello dell'emancipazione del figlio per poter continuare a costruire se stessi. Nel potere di avere, il fine dell'educazione è il condizionamento del bambino, al fine di costruire la sua dipendenza. Il figlio diventa una specie di bastone della vecchiaia dei genitori. Se il figlio vuole costruire se stesso, deve rompere questo legame. Non è un caso che nei Vangeli ufficiali troviamo la porcheria del figlio al prodigo, in Luca, dove il padre ammazza il vitello grasso, dando una festa per celebrare la sua vittoria sul bisogno di libertà e autodeterminazione del figlio. Volevi essere libero e fare quello che volevi ed ora torni come un accattone, ma io ti frego definitivamente, faccio una grande festa per celebrare il tuo ritorno. In realtà
festeggio la mia vittoria nella costruzione della tua dipendenza, alla quale hai voluto o hai tentato di sottrarti. Per questo motivo è necessario odio per troncare le relazioni di dipendenza, specialmente quando queste sono rafforzate da meccanismi di ricatto emozionale. Ve l'ho accennato oggi, Giove fa di Stige il grande giuramento, cioè Stige è l'odio, cioè è quanto noi abbiamo dentro che ci rode e ci organizziamo per affrontare. Per cui se noi giuriamo sul nostro odio, in realtà giuriamo su noi stessi, perché quello che noi odiamo, fra virgolette, che poi non è l'odio inteso dal punto di vista cristiano, è quanto dobbiamo rimuovere che ci blocca il nostro cammino, è la compattazione di noi stessi, la rappresentazione di noi stessi. Per cui l'odio da questo punto di vista è estremamente importante e va a indicare uno status della persona, cioè un modo di essere della persona, non semplicemente l'odiare come è descritto. Detto questo, leggiamo cosa dicono i Vangeli ufficiali. Due passi di Tommaso in questo paragrafo appaiono centrali: la relazione con i parenti e il portare la croce. Le due cose sono elementi centrali nel discorso sullo sviluppo del Dio che cresce dentro l'essere umano, ma vengono stravolti nei Vangeli ufficiali, il cui scopo è la costruzione di un gruppo separato dall'insieme del sistema sociale col proposito di piegare l'intero sistema sociale ai propri voleri. Leggiamo cosa dice Matteo nella sua istruzione agli apostoli. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi stessi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Chi tiene conto della sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per amor mio la ritroverà. Ancora sempre in Matteo, a proposito dei parenti di Gesù, mentre si rivolgeva ancora alla folla, la madre e i suoi fratelli erano fuori e cercavano di parlargli, e uno disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori e desiderano parlarti. Ma egli, rispondendo a chi gli aveva parlato, disse: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è mio fratello e mia sorella e mia madre. E cosa dice Marco a proposito di prendere la croce? E chiamata la folla insieme con i suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare l'anima sua la perderà, chi perderà l'anima sua per me e per il Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se perderà l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio della sua anima se uno si vergognerà di me e delle mie parole? C'erano buoni motivi per vergognarsi di lui, Tra questa generazione infedele e perversa anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con angeli santi. Nei Vangeli ufficiali non è la famiglia dei ruoli che viene messa in discussione, ma è l'adesione dell'individuo alla parola del pazzo di Nazareth a determinare il ruolo all'interno della nuova setta che si stava costruendo. Il cattolicesimo pretende la rottura dei rapporti e delle relazioni degli individui all'interno di ogni ambito culturale per usarli all'interno del proprio e in funzione della distruzione dell'ambito culturale dal quale sono stati prelevati. La distruzione delle relazioni familiari, Matteo, è funzionale all'appropriazione degli individui, dove la rottura delle relazioni parentali è funzionale alla costruzione delle relazioni all'interno della setta che sta costruendo. Le relazioni non devono essere troncate, in quanto queste sono d'ostacolo allo sviluppo dell'individuo, ma per Matteo devono essere troncate in quanto l'individuo deve essere appropriato ed usato dalla nuova struttura. L'essere umano non segue un percorso di costruzione, ma deve annullarsi nel Gesù amandolo più di ogni altra cosa. L'odio per il padre e la madre non è stroncatura di relazioni, ma è per sottomettersi a Gesù. Lo stesso discorso vale per la croce. Se il termine croce in Tommaso può essere inteso come tu porta la tua croce come la sto portando io, tu affronta e costruisci la tua vita come la sto costruendo io, in Matteo e in Luca il portare la croce, la sua croce in Marco, è adesione al volere del Gesù, che non solo dà l'indicazione ma minaccia.
se non fai quello che voglio io, che sono che voglio io, che io sono il figlio del Gesù, che non solo dà l'indicazione che io sono il figlio del Dio padrone, te la faccio pagare quando ritorno col mio esercito di angeli. La croce, inoltre, non sono le trasformazioni dell'individuo mentre tenta di dilatare se stesso, chi vorrà salvare l'anima sua, ma è il percorso della distruzione soggettiva attraverso l'annullamento della soggettività individuale, perdendosi, perdere l'anima per me e per il Vangelo, in funzione di un'estraneità alla propria esistenza. Appare piuttosto evidente la preoccupazione di questi evangelisti di porre le basi ideologiche per poter appropriarsi degli individui, maledicendo tutti coloro che tentano di costruire loro stessi. Ricordiamo sempre che quando si incontra il termine croce, che sta a indicare la sofferenza, siamo dopo l'arrivo dei Romani nella cultura in cui è stato scritto il Vangelo. La pena di morte mediante la crocifissione era la pena inflitta agli schiavi ribelli e stava a simboleggiare sia la sofferenza della sottomissione, cioè accettazione della croce come piacere, come piace agli evangelisti ufficiali, sia il duro cammino per l'uscita dalla sottomissione che veniva punito mediante la crocifissione. E passiamo al paragrafo 57. Gesù disse: colui che ha conosciuto il mondo ha trovato soltanto un cadavere, e colui che ha trovato un cadavere è superiore al mondo. Chi è diventato parte del mondo conosce il mondo, soggettivandone la descrizione. Ha fatto di sé un cadavere. Chi ha percepito la possibilità di diventare un cadavere è superiore al mondo. Il mondo, in stregoneria, è descrizione. Quando si parla del mondo o di questo mondo, si parla della descrizione del mondo. La percezione del mondo in Tommaso viene indicata come il regno, il mondo è inteso come ragione, come descrizione, il mondo è inteso come potere di avere. Trovare in questo giustificazione emotivo della propria esistenza comporta la costruzione della distruzione di se stessi. La distruzione di se stessi è il ridursi ad un cadavere, facendo coincidere la morte del corpo fisico con la morte del corpo luminoso. Trovare nel corso della propria vita la possibilità che questo si verifichi significa non trovare il fine della propria esistenza nella ragione, nella descrizione, né nel potere di avere. Implica scelte che comunque alimentino il corpo luminoso che cresce dentro l'individuo. Trovare il cadavere significa trovare la propria consapevolezza, e questo ci rende superiori al mondo e alla descrizione fenomenologica di esso. Per questo passo ho trovato una similitudine in Luca nel suo come seguire Gesù. Mentre erano in cammino un tale disse: io ti seguirò ovunque tu vada. Ma Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli nel cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Disse poi ad un altro: seguimi. Costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va a predicare il regno di Dio. Un altro disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di andare ad accomiatarmi da quelli di casa mia. Gesù rispose: chiunque mette mano all'aratro e si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Non è molto pertinente come accostamento, ma è importante per comprendere la relazione fra il concetto di cadavere e il fare dell'individuo. Mentre in Tommaso la conoscenza del mondo, attraverso la fusione fra soggettività ed elencazione della ragione, porta alla distruzione dell'individuo, riducendolo a cadavere, in Luca il cadavere è colui che non segue immediatamente il suo Vangelo. In Tommaso la trasformazione dell'individuo si realizza attraverso il riconoscere la caducità dell'esistenza, riconosce la temporaneità dell'esistenza fisica, permette di non fermare la propria attenzione su se stessi in quanto cadaveri futuri, ma sviluppare la propria attenzione per costruire il proprio corpo luminoso. Questo non esiste in Luca, che nega tutto il fare che conduce al regno dei cieli, alla sottomissione assoluta e a critica al suo Dio. Così il pazzo di Nazareth può dire a qualcuno di venir meno a ogni relazione sociale, in quanto il suo esistere e la sua persona, in quanto figlio del Dio pazzo, ha priorità su ogni bisogno soggettivo.
la presenza dell'uomo Dio padrone impone la rinuncia ai bisogni e ai doveri dell'individuo, dove i bisogni e i doveri non sono rappresentati da chissà quali perversioni, ma sono le normali relazioni sociali che vengono messe in discussione, perché queste relazioni appartengono al singolo individuo e spostano la sua attenzione dall'assoggettamento assoluto, totale e immediato al Dio padrone. Scopo del Vangelo di Luca è negare valore ad ogni soggettività individuale per trasformare l'individuo in bestiame da macello. Bene, in questo punto passiamo al paragrafo 58. Gesù disse: il regno del Padre è simile ad un uomo che aveva una buona semente. Di notte venne il suo nemico e seminò zizzania sopra la buona semente. L'uomo non permise loro di sradicare la zizzania. Disse loro: affinché non andiate ad estirpare la zizzania e sradicare con essa anche il grano, nel giorno della mietitura la zizzania apparirà, saranno estirpate e bruciate. L'azione che costruisce il potere di essere non può essere applicata partendo da elementi costruiti a prioristicamente, ma deve seguire la logica degli eventi. L'azione che costruisce il potere di essere deve fondersi e inserirsi in tutte le azioni di tutti gli esseri che ci circondano, che come noi, o noi come loro, devono costruire il loro potere di essere. Il nemico è tale nel momento in cui non alimenta il proprio potere di essere, ma agisce per danneggiare il potere di essere di ogni individuo per poterlo sottomettere e appropriarsene. Per far questo, chi pratica il potere di avere deve distruggere il fare attraverso il quale il potere di essere tenta di alimentarsi. Deve inquinare quel fare affinché chi lo pratica lo ritenga inutile, argini la propria azione danneggiando il proprio sviluppo. Chi costruisce il proprio potere di essere non è dipendente da nessuno, non deve rendere conto a nessuno. Chi costruisce il proprio potere di essere è un costruttore, come tale può seminare il grano, perché il fine della sua azione è quella di costruire delle condizioni favorevoli nelle quali poter costruire il proprio potere di essere. Il nemico avrebbe dovuto a sua volta seminare grano. Non lo ha fatto, in quanto il suo fine non è quello di costruirsi, ma quello di appropriarsi di chi sta costruendo se stesso, seminando grano. È il seminatore l'obiettivo del nemico attraverso il danneggiamento del seminato. Il nemico deve appropriarsi del seminatore. Per far questo, deve danneggiare il seminato, il suo progetto di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Come deve agire il seminatore per non mettersi nelle condizioni di essere sottomesso? Deve ignorare l'azione del nemico, impedire la propria attenzione di fissarsi sopra e continuare a coltivare il proprio progetto. Non farsi coinvolgere dalla calunnia o dalla necessità di chiarire subito qualche cosa. Quando il progetto si svilupperà, disquisirà fra oggetto reale del suo intento e l'azione del calunniatore. Il potere di essere è azione di costruzione. Il potere di essere è sviluppo di progetti soggettivi attraverso i quali costruire la vita. Lasciate che il progetto maturi. Imparate la pazienza e la costanza nell'intento. Lasciate che la calunnia scorra. Quando il progetto andrà in maturazione, sarà il naturale sviluppo degli eventi che distinguerà il grano dalla zizzania. La visione statica appartiene comunque alla visione dell'epoca. Appartiene alla visione in cui un paganesimo, quando veniva inquinato da elementi da pulsione di morte, trovava dentro di sé la forza per impedire la pulsione di morte di distruggere il sentire pagano. Comunque ci sarebbe stata semenza, comunque il seminato avrebbe riprodotto se stesso. Non era ancora giunto il momento in cui la pulsione di morte avrebbe impedito alla semente di ricostruire se stessa. Questo succede dopo. Succede proprio per la sconfitta della via alla stregoneria di Tommaso. La sconfitta è il soffocamento della pulsione di vita da parte della pulsione di morte. La pulsione di morte, seminata all'interno del sentire pagano, lo costringe ad adattamenti continui al fine di ricostruire il divenire degli esseri umani nonostante i danni che la pulsione di morte semina nel divenire umano. In ogni caso, sempre il sentire pagano
riesce a riequilibrare il lavoro distruttivo della pulsione di morte. Tommaso rappresenta una delle ultime sfide. Il sentire pagano non è più patrimonio dei popoli e delle genti, ma è patrimonio di congreghe di esseri umani che cercano di ricostruire la loro via in contrapposizione ad una pulsione di morte che sta distruggendo il divenire umano. Ed ecco il senso dell'immagine in Matteo. Propose loro una seconda parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che seminò buon seme nel suo campo, però mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò dell'olio in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò e poi granì, apparve anche l'olio. I servi del padrone di casa andarono a dirgli: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come dunque c'è l'olio? Egli rispose: qualche nemico ha fatto questo. Allora i servi gli risposero: vuoi che andiamo a coglierlo? Egli rispose: no, per timore che cogliendo l'olio sbagliate insieme con quello anche il grano, lasciate che l'olio e l'altro crescano fino alla mietitura. Il tempo della messa dirò ai mietitori: raccogliete prima l'olio e legatelo in fasci per bruciarlo, il grano invece ammassatelo nel mio granaio. Sento Tommaso che in Matteo il campo appare come la loro via alla conoscenza. Il campo di grano rappresenta ciò che è giusto e ciò che è ingiusto viene seminato e imposto. Se stessi come buono, il male come determinato dal nemico. Sta agli esseri umani decidere che cosa sia il grano e cosa sia la zizzania, quale identificazione assumere a seconda delle identificazioni soggettive. Se il bene è la rappresentazione del normale sviluppo della vita degli esseri senza intoppi, il male sono gli intoppi che vengono messi da chi vuole sottomettere gli esseri umani, impedire loro il raggiungimento della loro libertà soggettiva. Innocenzo III, che conosceva molto bene il significato del Vangelo di Matteo, ordinò ai suoi eserciti, quando gli dissero che con i catari potevano morire anche i cattolici: ammazzateli tutti, Dio poi sceglierà i suoi. Riflettere che cos'è il bene dell'essere umano e cosa sia il male in funzione del suo intento e delle sue trasformazioni permette una corretta interpretazione. Ci sarebbe qualcos'altro da aggiungere comunque, ma d'altronde dopo che si è scritto un libro ci sarebbero altre migliaia di cose da aggiungere sullo stesso libro. Comunque va bene così. Paragrafo 59. Gesù disse: beato l'uomo che ha sofferto, egli ha trovato la vita. Cazzo. La frase è: beato colui che ha sofferto. Soffrire come passato e uscire dalla sofferenza come trovare la vita. Che cos'è la sofferenza per chi pratica il potere di essere? È la fatica che l'essere umano compie per rimuovere gli ostacoli della costruzione di se stesso. La fatica di rimuoverli assistendo, spesso impotente, all'attività del potere di avere mentre alimenta gli ostacoli allo sviluppo di chi pratica il potere di essere. Nel potere di essere la sofferenza non è data dalla sfida che chi pratica il potere di essere affronta per costruire la vita, ma dall'inutilità che la sfida comporta quando chi vive sfidato dal potere di essere è chi ha distrutto se stesso nel tentativo di appropriarsi della vita. Nel potere di avere, la sofferenza è data dal non possedere individui o dal guinzaglio troppo corto tenuto dal proprio padrone. Chi pratica il potere di avere, attraverso la sottomissione, è sofferente, in quanto vorrebbe dimostrare al proprio padrone che in fondo non è necessaria tutta quella ferocia. In fondo i suoi schiavi lo amano, perché dunque non allenta il suo guinzaglio? Ecco quegli schiavi lottare affinché costui allunghi il guinzaglio, che gioia! Finalmente il padrone si fida di loro, si fida della loro sottomissione. Ora possono continuare ad amare il proprio padrone, sottomettendo al suo volere anche i loro figli. Ora possono alzare ostacoli e insultare chi, senza guinzaglio, dall'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Per l'amore che provano per il padrone che li possiede, possono costruire sofferenza a chiunque costruisce il proprio potere di essere, senza per questo voler essere il loro padrone. In mezzo a costoro, chiunque costruisce il proprio potere di essere lo fa
fra immani sofferenze proprie. Quanto è più facile e gioiosa sarebbe la via se anche gli altri esseri umani costruissero il loro potere di essere, anziché disquisire sulla lunghezza del loro guinzaglio. Chi costruendo il proprio potere di essere riesce a superare la sofferenza, costruisce il suo corpo luminoso. Costoro hanno trovato la vita. E passiamo al paragrafo 60. Questi sono paragrafi abbastanza brevi, il focio sia il 60 che il 61, poi ci fermiamo. Vediamo un attimino il paragrafo 60. Gesù disse: mentre vivete, contemplate il vivente affinché non moriate, e cercate di contemplarlo e non possiate più vederlo. Anche qui c'era una frase che si poteva, dei Vangeli ufficiali, che si poteva mettere insieme, ma non è importante. Mentre avete la possibilità di costruire il vostro corpo luminoso, alimentatevi da quello o da quelli che lo stanno facendo. Esiste un momento in cui sarà troppo tardi. Fintanto che il vostro corpo luminoso non è distrutto dall'assoggettamento, avete ancora tempo per imparare a prendere nelle vostre mani il vostro divenire. Non è troppo tardi. C'è un momento in cui le persone che hanno rinunciato alla loro vita sono cadaveri che camminano. In quel momento costoro cercheranno di imitare chi costruisse se stesso, ma non saranno più in grado di farlo. Distruggere la costruzione del proprio corpo luminoso implica distruggere la capacità di guardare il mondo distinguendo quanto appartiene al potere di essere da quanto appartiene al potere di avere. Le due cose per lui sono uguali. Quello che non comprende è sicuramente falso, sicuramente ingannatore, sicuramente non esiste. E mentre con questo affronta la realtà, riempie le sue incongruenze attraverso le quali descrive il mondo con parti di fantasia, quali il paradiso, Dio creatore, reincarnazione, karma, eccetera. Usate gli esseri umani che danno l'assalto al cielo della conoscenza come gradini di una scala attraverso la quale dare l'assalto al cielo della conoscenza a vostra volta. Quando si rinuncia a farlo, si costruisce un percorso di rinuncia, e quando si percorre questo sentiero non è più possibile tornare indietro. Quando si percepisce la nostalgia per non aver dato l'assalto al cielo, è troppo tardi, non è più possibile farlo. E a questo proposito vale anche la risposta a quella signora che mi ha telefonato oggi, no? Se i bambini troppo piccoli appena nati muoiono, se hanno un corpo luminoso non lo hanno, no? Non lo hanno. Cioè non è assolutamente possibile, se un ragazzo, un bambino, non riesce a superare l'età puberale, non diventa essere umano adulto responsabile, cioè capace di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, non è neanche riuscito, cioè non è neanche provato a costruire il corpo luminoso, ha l'anima, cioè ha ciò che lo anima, cioè ha la forza vitale, è un potenziale corpo luminoso, ma non lo ha costruito, non è compatto per trasferire su di esso la propria coscienza, la propria consapevolezza. Ma in natura questo succede sempre, cioè succede con tutti gli esseri animali, cioè esiste una maturazione del corpo luminoso che passa attraverso un numero di cicli e un numero di mutamenti. Se il numero dei cicli e il numero di mutamenti, il numero di compattazioni, il numero di decisioni soggettive che vengono prese è troppo basso, la forza energetica non è sufficiente, la compattazione dell'energia vitale non è sufficiente per accogliere su di sé la coscienza di sé. Pertanto va disperso, cioè è un tentativo abortito, un tentativo fallito. D'altronde, all'essere natura e a tutta la vita nel suo insieme non gliene frega niente di riuscire o non riuscire in questo caso. Cioè, alla natura che io riesca o io fallisca non gliene frega assolutamente niente. A lei l'importante è avermi dato una possibilità di esistenza, come le ha date tante altre persone, e questo deve portare me a costruire delle altre opportunità, deve costruire delle altre cose funzionali alla natura, non funzionali a me stesso. Pertanto io alla natura gli basta che io faccia figli, dopo che io partorisca il mio corpo luminoso, non partorisca, non ne frega assolutamente niente. Frega a me invece, cioè frega alla mia specie, cioè agli esseri umani, alla specie umana, gli interessa che io ce la faccia, gli interessa che il maggior numero possibile di individui ce la faccia. Ma allo storione non gliene frega niente quante uova di storione vanno perse, l'importante è che qualcuno ce la faccia. Ora lasciamo perdere i moralismi tipo cattolici che non hanno nessun valore,
il problema è questo: l'essere umano ha un ciclo di vita, che va attraverso un'età fetale, attraverso un'età fino alla pubertà, dalla pubertà arriva fin praticamente alla vecchiaia, cioè all'età adulta. Non stabiliamo quando è la vecchiaia, dopo può essere più o meno lunga, è irrilevante. Dopodiché ha la possibilità di partorire il corpo luminoso. Questo è il ciclo generale, il ciclo totale dell'essere umano. Ma l'essere umano deve viverlo fino in fondo, questo. Cioè, non è possibile che nasca un bambino menomato, cioè l'essere feto che non completa il suo ciclo ha delle grandissime difficoltà a crescere e spesso viene anche abortito, cioè esistono anche la mortalità infantile, cioè i morti da parto. Cioè, è importantissimo che l'essere feto giunga a maturazione, giunga a compimento del suo ciclo prima di nascere. In questo modo nasce robusto. Ed è importante che il bambino giunga all'età puberale robusto, ma robusto non semplicemente robusto come il feto, robusto fisicamente, ma robusto mentalmente, robusto psicologicamente, capace di affrontare la vita, capace di vivere nel quotidiano, capace di affrontare tutto quello che incontra. Questa è la maturazione del bambino e della bambina, cioè diventare degli adulti. Da quel momento, superata l'età puberale, inizia la compattazione del corpo luminoso, che può essere più o meno lunga, ma è abbastanza irrilevante. L'essere umano ha delle buone possibilità di partorire il proprio corpo luminoso. Altri esseri animali hanno dei tempi di mutamenti molto più brevi e devono essere molto più veloci a compattare. E a volte hanno anche delle percentuali diverse rispetto all'essere umano di riuscire a partorire il corpo luminoso e non riuscire a partorire il corpo luminoso. Però tutto quello che è il ciclo della vita umana va vissuto fino in fondo ed è inutile farsi illusioni. Io, mio povero bambino, il mio bambino è morto a un anno, cioè mi dispiace che il tuo bambino è morto a un anno, però è inutile che creiamo dei fantasmi per dire comunque esiste un Dio, comunque esiste un limbo, comunque esiste questa. Queste sono sciocchezze. Quel bambino ha avuto la sua occasione, le circostanze non lo hanno permesso, sono successi dei casini, possiamo essere più o meno arrabbiati, possiamo essere offesi, può intervenire la magistratura se è il caso, però non costruisce il suo corpo, è stata persa questa occasione. L'energia vitale ritorna in ciclo, ritorna la compattazione e ricomincia, però quella coscienza è andata perduta. Dopodiché, lo so benissimo che le persone cercano una consolazione perché hanno degli amori, hanno delle dipendenze, hanno degli affetti. Io non posso cercare di ingannarli su questi amori, su queste dipendenze, su questi affetti, perché significa andare a distruggere la vita. Significa non mettere in atto tutte quelle strategie per costruire il benessere sociale. Io questo non lo posso accettare. Io non posso fare come fanno i cristiani e dire basta che il bambino venga battezzato, dopo può anche vivere nella merda, può vivere nella miseria, può diventare carne da lavoro, carne da macello. Cioè, questo discorso non possiamo assolutamente fare. Noi dobbiamo costruire delle buone condizioni di vita affinché tutti i bambini che nascano, magari ne abbiamo pochi, ne abbiamo meno, però abbiano tutti la possibilità di vivere bene, di affrontare una buona vita e non siano costretti ad andare a frugare nell'immondizia, a vivere nella miseria e andare a lavorare a 3-4 anni. Cioè, questo noi non lo possiamo assolutamente accettare. E il compimento, la maturazione dell'essere umano deve essere completa. Se la maturazione dell'essere umano non è completa, esistono delle grosse carenze. Questo non vuol dire che malformazioni non consentono comunque la costruzione del corpo fisico. Cioè, non significa che uno, se uno nasce cieco, non costruisce il proprio corpo luminoso. Questo non significa che se uno nasce senza gambe non costruisce il corpo luminoso. Non significa che uno che nasce down non costruisca il proprio corpo luminoso. Tutti hanno questa possibilità di costruire il corpo luminoso. La malformazione fisica non inficia questo. Ciò che inficia questo è la mancanza di maturazione, ma specialmente per quanto riguarda, a parte quella fisica, quella infantile e le mortalità infantile, ma la maturazione psicologica, cioè la maturazione emozionale, la maturazione psichica
del ragazzo che diventa, che passa all'età puberale. Cioè questa maturazione noi dobbiamo curare particolarmente, perché è la forza con cui andrà a compattare il corpo di energia una volta diventato adulto. Se una volta diventato adulto avrà la possibilità di prendersi nelle proprie mani le responsabilità della vita, avrà una certa solidità psicologica, avrà una certa capacità di guardare il mondo, avrà anche gli strumenti per compattare il proprio corpo luminoso, al di là che segua una via della conoscenza o che non la segua. Ma se noi costruiamo un individuo insicuro, un essere umano adulto insicuro, con un sacco di problemi, con le paure, con l'incapacità a prendersi in proprie mani le responsabilità della propria vita, dipendente dai genitori, dipendente da questo, noi praticamente non facciamo altro che far abortire questa possibilità, anche se diventa un essere umano adulto, anche se partorirà 50 figli, cioè quella coscienza sarà abortita. Per cui mettiamo molta cura nei confronti dei figli. Ripeto ancora, l'ho già detto prima leggendo Tommaso Didimo, nel paganesimo sono i genitori al servizio dei figli, per cui ci pensino bene i genitori prima di fare un figlio, cioè devono sapere se sono disponibili a giocarsi 12, 15, 20 anni di vita per aiutare quel figlio a diventare maturazione e nello stesso tempo maturare loro stessi, cioè costruire la propria maturazione, o i figli sono solo bestiame e possiamo fare 10, 20, 30 e buttarli in strada. Cioè, riflettiamo su questo genere di cose, perché sono il genere di cose che vanno a separare il paganesimo dal cristianesimo, il paganesimo da tutte le religioni rivelate. Cioè, la responsabilità della vita non è una sciocchezza, essere responsabili rispetto alla propria esistenza non è un gioco. Boh. Allora, io mi fermo qui al paragrafo 60. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Cosa significa ormai lo sapete, per cui è inutile che me lo richiedete ancora, e vi ricordo i numeri di telefono sono 049 700 700, 049 700 838. Vabbè, detto questo, visto che ci fermiamo col Tommaso Didimo, passiamo alle notizie. Vediamo un attimo. Pronto? Oh, sono Luca da Vicenza. Jimmy, ho un paio di domande. Esiste il diavolo? Questo è un problema da cristiani, dovresti chiederlo a un cristiano questo, non puoi chiederlo a un pagano. Scusami. Questo, e poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Sì. Nel cristianesimo quanto c'è del paganesimo? Perché se mettiamo insieme tutti i santi e tutte le madonnine, tutte le cose, cioè veramente un po' si assomigliano. C'è qualcosa, c'è qualche legame, no? No, senti Luca, allora, io capisco bene che abbiano assunto la forma del paganesimo, cioè hanno assunto la forma, invece di fare tanti dei loro hanno fatto tanti santi, d'accordo? Sì. Però questo non ha niente a che vedere col paganesimo. Ciò che distingue il paganesimo dal cristianesimo è la direzione in cui cammina l'essere umano, cioè o cammina in una direzione di libertà, sia psichica, sia soggettiva, sia personale, sia di legamenti, o cammina in una direzione di sottomissione. Questo è ciò che qualifica il paganesimo, che differenzia il paganesimo dal cristianesimo. Che poi la forma venga imitata, ci rubino le feste, ci rubino le statue, ci rubino le rappresentazioni sacre, ci rubino le cerimonie, è abbastanza irrilevante. Ciò che distingue l'uno dall'altro non è la rappresentazione, ma è la sostanza, cioè la costruzione dell'essere umano come Dio, oppure la sottomissione dell'essere umano al Dio padrone. E c'è una strada verso dove porta, oppure? Sì. Nel paganesimo, sì. costruendo noi stessi, trasformiamo la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Nel cristianesimo, la sottomissione per noi, dal nostro punto di vista, porta alla distruzione del nostro corpo luminoso, cioè la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso. Perfetto, niente, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Pronto? Ciao Claudio, ciao, ti chiedo anche a te per cosa che ti chiama il diavolo, se al diavolo non ci credi. Ma questo è un gioco di Franco, sai, è un gioco. E volevo dirti, no, io sei tanti cristiani che ognuno però in modo anche diverso che crede alla religione cattolica. Mi adesso no, ho su cotti, ognuno che ha il suo credo, però penso che anche tanti cristiani si comportano allo stesso modo, no? Come che ti sei sottomessi qua
non tutti però i vuoi dominare o essere cattivi. No, è vero quello che dici, qualche volta bisogna vivere. Capisco. Sì, capisco. Però di fatto obbediscono a quelle leggi, cioè il loro Dio è quello che uccide tutti quelli che non sono. Una religione a modo mio che insomma. Lo so. Capisci, ma io capisco credo a modo suo, il suo sì, modo sì, di sì. Sentire e di vedere le cose intorno a sé, eccetera. Io capisco gli sforzi delle persone di costruirsi qualcosa di loro, non è che non le capisco, però non posso, io mi riferisco a quello che è la dottrina. E anche la storia, insomma, ma è difficile però a riscoprire la vera storia delle cose, perché se tante realtà, no. Ognuno dice la sua verità, non lo so, sì. È difficile che tutti i popoli ha un credo, un obiettivo, un credo, insomma, della realtà, della verità, no? Penso. E il fatto è che bisognerebbe essere, sì, sa, rendere scapito agli altri, insomma, farsi i propri diritti e doveri senza... Sì. Come si dice, svalutare gli altri, eccetera, o sottometterli, ecco. Va bene. Bon, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dopodiché però esiste una dottrina. Comunque, va bene. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto, Claudio. Sì? Ciao, dimmi. Come la commenti tu la frase del centurione romano che ha detto questi veramente erano figli di Dio? Sì, te la commento subito. No, ma vorrei dirti una cosa. Che io non difendo l'alto clero del Vaticano o di tutto il cristianesimo, Io difendo quei cretini ignoti che non sono pederasti, non sono niente, però difendono la povertà della gente e cercano di fare del loro meglio. Questo volevo dire. Va bene. Grazie. Grazie a te, ciao. Difendono la povertà della gente, c'è qualcosa di più infame e più squallido? Difendere la povertà, distruggere la povertà per costruire la ricchezza intanto. Allora, per quanto riguarda poi la frase del centurione romano, quella è stata fatta ad hoc perché quel Vangelo, quei Vangeli venivano diffusi essenzialmente a Roma, cioè erano a Roma che si giocavano la partita, per cui il fatto stesso che il centurione riconoscesse in Gesù il figlio del Dio padrone, era una frase da giocarsi a presso i romani. Vedete, i romani in fondo non erano come, e come gli ebrei, idioti come gli ebrei, loro qualche romano capiva che quello era il figlio del Dio padrone, cioè le furbate, si chiamano furbate, punto e basta, insomma, cioè è inutile andare alla ricerca di chissà qua. Nei Vangeli ufficiali di misterico non c'è assolutamente niente, c'è solo il bisogno di sottomettere. Dopo, come diceva la signora, è chiaro che non tutte le persone giocano la sottomissione per la sottomissione, anche perché tutto sommato non hanno neanche il potere più di tanto a sottomettere, cioè nella gerarchia cattolica molte persone vivono effettivamente in condizioni non buone, cioè in condizioni, diciamo così, cattive, per cui tutto sommato a loro non interessa niente di sottomettere, anzi rivendicano magari dei diritti, rivendicano una giustizia che gli viene negata proprio dal cattolicesimo, perché se da un lato abbiamo il tentativo del cattolicesimo di sottomettere e distruggere gli esseri umani, dall'altro abbiamo molti esseri umani che si identificano nel Dio padrone, che si identificano nel volere di Gesù, cioè non è che tutti quanti accettano Wojtyla come il padrone rappresentante del Dio in terra, ma c'è qualcun altro che dice no, dice Calvino, sono io, no, dice Lutero, sono io, cioè la verità è mia, non è tua, e così tantissimi fino ad arrivare ad altri, per cui c'è anche questa lotta intestina fra l'essere più vicini al Dio padrone degli altri, per cui chiaramente in questa lotta intestina ci sono i disgraziati o quelli che non hanno potere o quelli che non hanno voglia di fare quella lotta, che rivendicano condizioni leggermente diverse all'interno della quale andare a vivere, andare a costruirsi. Pertanto esistono effettivamente tutte queste contraddizioni, però quello che a me interessa non è tanto la contraddizione del singolo, ma è la relazione con la vita. Pronto? Sì? Io vi ascolto volentieri. Sì. Perché dove abito io, una volta, insomma, era cimitero pagano. E la mia parrocchia di ogni santi. L'altar maggiore e ancora la cappella pagana. Va bene. E anche Santa Sofia era una chiesa pagana. Sì. Sì, che praticamente a me mi piace perché mi piace la storia.
sono la vecchia nonna. Sì, so, so. Ecco, allora, io vi ascolto volentieri perché mi piacciono le cose storiche, geografiche, insomma tutti i ricordi. Però dico, i padovani che si scandalizzano tanto dei vostri studi, ma se qui è un centro grande, è vero, dove abito io, e vuol dire che se c'era un cimitero pagano, vuol dire che una volta qui a Padova erano tanta popolazione pagana, vero? Sì. Ecco. Allora vedete come succede, la storia gira come una medaglia e non si ferma mai. Sì. Vi ascolto. Va bene. E buonanotte. Buonanotte a te, ciao, auguri, ciao, ciao. Bene. Allora chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi do appuntamento per le ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la prima parte, e continueremo la teogonia. Cioè praticamente inizieremo il commento alla teogonia e inizieremo a discutere delle divinità, degli dei greci. Naturalmente, quando io ho fatto tutto il lavoro, il significato delle divinità me lo sono abbastanza segnato. Adesso però non è che me lo ricordo tutto. Va bene. Pertanto non fatemi interrogatori sul greco o sul significato dei termini greci. Pronto? Ciao, dimmi velocemente. Io non mi rifacevo al primatismo del vescovo di Roma, o roba del genere. Volevo sondare la tua opinione il fatto che un pagano si dichiarasse. Sì, ma va bene, dai. E tu hai dato quella risposta, giustamente. Però c'ho un dubbio. Che anche voi, nel vostro piccolo essere o grande essere, siete in realtà dei cristiani in agguato. Sì, va bene. Io mi sono fatto questa opinione. Va bene, d'accordo. Auguri. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci e a risentirci giovedì prossimo. Ricordo, sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto.